Questa è la chiesa di San Potito che ha riportato parecchi danni dal terremoto. E insomma, adesso ci dirà di preciso i danni l'abate Buonanni. No, parecchi danni non l'ha riportati la prima cosa, soltanto si sono aperte alcune lesioni sul campanile e qualche lesione nella chiesa. Riparabilissimi in 5 giorni, come gli stessi ingegneri hanno previsto. 5 giorni sono passati. Sono passati 5 giorni e la chiesa non è stata aggiustata. Soltanto mi hanno arricchito di un muro che doveva essere per tutta la lunghezza della chiesa. Invece non valeva la pena, no? Per un po' di intonaco che può cadere, basta farla cadere con una pertica. Ci sarebbe via da tutto. E internamente? E internamente presenta qualche lesione di intonaco, perciò potevano riparare in 5 giorni, così mi promisi che l'avrebbero fatto subito. Questo subito ancora lascia da... E i dipinti interni hanno riportato dei danni? Non ce ne sono dipinti, soltanto un quadro nel succede della chiesa che non è stato intaccato per niente. E la sua abitazione? È in pessime condizioni. So che è stata anche occupata, quindi no, la parte riservata alle scuole elementari. No, come alcune abitazioni, invito il comune come scuola elementare, ci stanno dei presunti terremotati. Presunti danneggiati, diciamo le cose come della loro onestà. Poi ho dato anche a titolo gratuito questo spiazzo di proprietà della chiesa per i container dei terremotati. Allora, questo è uno dei primi prefabbricati che è arrivato a Cervinara. Il padrone, il signore? Anastasio Decimo. E ci può dire perché ha deciso di comprare un prefabbricato? È perché sono 5 mesi che sono nella scuola e ho deciso di farmi il prefabbricato. Con i soldi miei. Con i soldi suoi. Il signore ci tiene a sottolineare che i soldi sono suoi. È costato molto? No, non è costato molto. È una cosa che si può fare, che lo possono fare tutti. Sì. E da quanto tempo lo stanno montando? Sono una decina di giorni. E quando pensa di poterci venire ad abitare? E quando mi attaccano l'acqua e la luce io vengo a abitare qua e lascio la scuola. Amma fa parlare una cazzo a me qui. Amma parlare un po'. Quando appunto, per dire cosa. Due cose di nuovo, non posso manco parlare più, ma vengo a giudicare. Non vedo che parla. Ma parla già. Signori, non ti capisci più. Padone, ma se da me quando era verde, non vuole più, ma ho fatto vecchia buona pure. Quanti terremoti avete visto? Due, tre. Che lo senti? È nato. Quando fu quella? Sì, tu emo. 80-82. E si vengo ora. Quando è che avete avuto più paura? Ma un ultimo, che basta la scena, sei come.
Mamma mia, perché avete avuto più pesante? Perché? Ne avete visti altri, però adesso io avete vedo che l'uomo, l'ambo che l'ha fatto. Chi ha fatto? Andate sul letto. Niente ce ne deve. E casa a casa, maronna. Ma andai sotto l'arco, come lo chiamava? Come? Che dare? Sotto l'arco, chiesi questo mio. Tra il Signore, mi si ricorda, dice, sì. Siamo finiti morti. Ma buttavo anche a me. Non ci pensate, ormai è passato. E la signora quanti terremoti ha visto? Due più pesanti che c'è stato. Questo è stato forte rispetto agli altri. Più forte che è stato. Ma che è stato? Ne sento. No. Non ci fate più caso. No, non sento niente più. No. E per forza, ma sono leggeri. Prima sono leggeri, prima che lei prima è stato scosso malamente. E adesso dove dormite? A dove dormi? Dormo in casa mia. Ah, a casa, no, perché ho visto delle roulotte. Chi ci dorme? No. Io ho voluto cammino, ma non sono. Ah, siete di passaggio. Sì, passaggio. E la signora? Chi dorme nella roulotte? Io non ci sto, io sto anche a casa. Quindi la signora è proprietaria, però non a casa, va bene. Lì non è nata, sono affittata. Chi dorme nella roulotte? Lei? Ma la casa non ce l'ha più? No. Dorme, fa tutto nella roulotte. Ci può dire qualcosa su questa vita nelle roulotte? È una vita brutta, perché dobbiamo fare tutto per fuori, lavare i piatti, lavare i panni per fuori, come ai primi tempi che doveva fare tutto da fuori. E ha figli? Sì, due o tre. E i bambini come si trovano? Là non hanno paura, perciò stanno bene loro, che ci stanno tranquille nel dormire. Ma è più tranquilla adesso che in una roulotte, anche se sta scomoda, cioè almeno sta tranquilla, tranquilla rispetto ai giorni del terremoto. Dormire, sì. Ma si trova. E la casa era sua, dove no, abitava? No, era affitto. E l'aggiusteranno, ritornerà là o aspetta qualcosa dal comune? Il padrone dice che non è giusto perché non ha soldi per aggiustarlo. I soldi li te. Chi non li ha i soldi? I padroni. I padroni. Noi stiamo in roulotte. E vi siete informati se il comune farà qualcosa per poter incominciare a fare delle domande o state così, in attesa? Che domande hanno fatto? Ma le fanno nessuno? Lo fanno io, dice, aspettiamo prefabbricati. Ma sono arrivate dei container? Sì. Per le scuole. Per le scuole che stanno le scuole. No, anche per delle persone, ci vivono sì, già sì. Dentro. Quelle che sono occupate delle scuole, per fare andare i bambini a scuola le hanno messe. Anche la signora vive nella roulotte. Sì, nella roulotte. Dica lei qualcosa. E che vede Giorgio, che è scomoda vivere nella roulotte. La casa è tutta rotta, la padrona dice che non deve uscire, non la può aggiustare, che si può, si deve venire. E adesso che sono cominciate le belle giornate, ne risentite? Sì, va troppo caldo, fa caldo. Sì, fa troppo caldo, dormire specialmente il giorno, con i bambini. Ma quindi si può stare per poco, non per molto? Per poco, poi i bambini tengono tutti i raffreddori addosso. Si sono ammalati tutti, perché alla mattina sta caldo, poi si esce e prendono il raffreddore, tosse, tutto qua, non si sta bene. Giannina, tu come stai andando? Ci troviamo vicino al campo sportivo di Cervinara, dove ci sono altri containers. La situazione sembra migliore di quella degli altri campi. Comunque chiediamo alle persone che vi abitano. Il signore ci vuol dire qualcosa? Veramente ci troviamo in estrema difficoltà, anche dopo il secondo terremoto a Cervinara. Siamo rimasti parecchio affittuari o non affittuari, siamo senza casa, ci troviamo qui. Ma dopo il terremoto lei dov'era prima di venire qui? Era un vittuario che stava qui vicino, a mezzo chilometro, 500 metri. Ma come si trova? Mi trovo con difficoltà, non abbiamo niente da mettere dentro, la roba è mezza fuori. Stiamo male compinati, rovinati. Vabbè, rovinati, però rispetto a non avere proprio la casa credo che sia meglio stare. Certamente, stiamo al riparo. Al riparo. Al riparo, un po' più sicuri. E adesso che c'è il caldo, lo risentite molto? Ecco, questa è un'altra faccenda, che quando incomincia a fare calore, io credo che è impossibile stare qui dentro. Si sente molto? Si sente.
Quindi non è possibile destarci nel periodo estivo. Di fronte alla pelle possiamo solo rimediare. Abbiamo solo la pelle. E gli altri? No, sono ubriaco, così ne poco, ci sono un po' ubriaco. Pregherei io, sia al sindaco sia all'onorevole Zamberletti. Sì, facessero un po' fatti per terreno, perché io effettivamente a casa non l'ho mai tenuta. E ancora tutt'ora oggi e nemmeno ce l'ho. Però non è che voglio a casa per senza niente. Se facessi qualche esproprio che fanno dei prefabbricati fatti per bene, io sono il primo a pagare qualche cosa al mese. Non so, 100, 110, 120 mila lire al mese. E questo è quello. Ma sta anche lei in un container? Sì, esatto. Quindi vorrebbe la casa, ma sì. Pensa che riusciranno a fare qualcosa? Sì, ma se riusciranno a fare qualcosa, io non è che voglio la casa, volesse senza niente. E la casa, la voglio, è come pagare l'affitto, se pure devo pagare l'affitto è 70 mila lire, ma se mi danno qualche casa, io voglio pagare pure 100, 110, 120. E però roba, è che nel domani, sa, che la casa roba è mia. Sì. Questa è la situazione. Veramente ho sentito parlare l'amico Beppe dell'abitante della casa, per quanto concerne la casa. Io per esempio sono uno di quelli che sono stato assegnato all'abitazione già. Dove? È qui al Rione San Cosma. Rione San Cosma, ultime case che sono state fatte, che poi sono circa 5-6 anni che sono stato finito, ma purtroppo furono occupate prima dell'assegnazione e quindi io sono uno dell'assegnatario. Quindi durante il terremoto sono stato costretto ad andare in giro tra le scuole, adesso mi trovo qui nelle. Queste containers praticamente. Beh, ma adesso la sua casa non deve pensarci più, giustamente, quindi deve aspettare un'altra casa. Vabbè, io questa plaza non la so, so un fatto che la graduatoria è uscita, sono uno degli assegnatari, non so adesso come faranno per quanto concerne questo fatto qua. Per quanto concerne, certamente ci vorranno altre abitazioni, altre case, perché ieri il problema era di alcune famiglie, ma oggi il problema è dopo il terremoto, quindi. Si è diventato più vasto, no? più grosso, più. E quindi credo che ci bisogna la casa, Cervinare, e nei paesi laddove il terremoto ha colpito, insomma. È un fatto, credo, che è molto importante. Noi vogliamo sapere, sì. Però ecco, qua come si svolge la vita? Avete tutto o c'è qualche difficoltà? Veramente noi poco tempo che siamo qui, si può dire sono alcune settimane, insomma, no? Quindi non possiamo giudicare se. Fa caldo, per esempio, adesso che viene stato, o cosa, non so che cosa si possa, cosa possiamo subire, insomma. Noi pensiamo certamente che come stanno le baracche, insomma, speriamo, ci auguriamo che mantenga quella materia che c'è dentro, insomma, no? Che non si soffoca del caldo, insomma. Al viceversa che ci dovremmo arrangiare ugualmente, perché altre alternative non ci stanno, insomma. No? E quindi queste, non lo so come si farà, insomma, noi speriamo che, non lo so, sia da parte del governo con l'intervento, sia da parte anche e soprattutto dell'onorevole Zamberletti, che piglierà un provvedimento più nell'immediato, diciamo, per far sì che a Cervinara venga costruita una casa per tutti e senza tetti, diciamo. Sentiamo qualcun altro? La situazione è questa, perché stiamo male combinato, un lettino non ci va, non è da dove passare, tre figli ce l'ho, c'è un vecchio di 80 anni e non lo so dove lo devo mettere, mica possiamo stare così, è troppo, sì, è venuto il terremoto, è da arrangiare, ma il colmo, adesso siamo proprio male combinati, qua siamo come le zingare, io non mi trovo, un po' sono forestiera, un po' non mi trovo, un po' mio marito dice pazienza, quanta pazienza devo tenere io? Quando, di più di quello che mi ha dato il Padre Eterno, io non mi trovo, non lo so, vedete voi come dobbiamo fare. Purtroppo io vi dico la verità, mi sento solo di impazzire e basta. Sentiamo invece i ragazzini cosa hanno da dirci. Vorrei dire che in queste containers stiamo male, appunto perché siamo 7 di noi, poi ora che viene l'estate fa troppo caldo e noi non ce la facciamo dormire in due in un letto, perché appunto perché è troppo piccolo. Cioè 7 fratelli siete? No, siamo io, mio nonno, i miei genitori e 2 fratelli. Tutti fratellini. E solo per questo, non so, per i tuoi giochi, prima praticavi qualche sport? Sì, giocavo a pallone con i miei compagni, ora non c'ho neanche un compagno più, poi... Non so, vedo tanti ragazzi qua, non hai neanche un compagno.
No, ma sono tutti piccoli. Non puoi giocare. Quindi senti la mancanza di cosa? Dei miei compagni, poi non sto più con i miei vicini. Bene. Ci troviamo nella scuola elementare di Cervinare, ci sono ancora delle persone che si sono rifiutate di andarsene pur avendo avuto un container. Sentiamo perché. La signora ce lo dice? Sì. Mio figlio ha 3 figli e dorme in da uno letto a cinque persone, la suocera vicina. E non possono stare così. Riuscite questo? No, parlate signora, non vi preoccupate, non dovete avere paura. Siete rimasti qua e vedo che siete in tanti, quindi una ragione c'era. Siamo in troppo, il voto vengo pure il capo perché mi fa paura di stare in casa mia e vengo nelle scuole. Ah, ma voi non state qua? È la suocera di mia figlia, che è mio figlio, che sta qui. Sentiamo la signora invece. Come vi trovate? Male. Perché tengo 3 bambini e mia madre che sta con me, non possiamo stare. E perché così avete rifiutato il container? Perché tengo mio figlio che non sta bene, non può andare là dentro. E non è lo stesso, qua è una sola stanza, i servizi in comune, là magari stavate da sole. Sì, ma siamo da soli, sì, ma però non c'è troppa aria come... E i ragazzini che dicono? Come ti trovi? Bene, i ragazzini si trovano bene. C'è anche una signora in stato interessante, ci dica un po' come fa qui, ha le sue comodità, si trova sicuramente disagiata. Sì, perché devo partorire, non so ci mangia a fare. Vabbè, andrete in ospedale o no? Sì, come? Mica posso partorire che ha detto. E perché non è andata lei nel container? Come si fa? Che lì ci sono piccolini, tengo 2 bambini, poi nata già vè. Come facciamo? Non poteva. A 5 persone. La signora è sul letto per riposarsi o perché non sta bene? Tengo una brutta cronica, non posso neanche parlare. Sono una malata, tengo le sofferenze, bronchite, reumatismo, tengo tutto con la me. L'avevate già o vi siete ammalati? No, no, ci ho piaciuto mo. Eppure c'erano i riscaldamenti, tutto l'inverno sì, siete state con i riscaldamenti accesi. Sì, ma l'ho mandato dopo pure in casa, adesso ci manca chiamare. Come chiamano? Alla lotta. All'aggio con la malata. E me l'ha giù in 2 scuole. Sì. Siete andate e poi siete. Io sì, quando mi ha giuffiato in 2 scuole. Adesso avete intenzione di andarvene o no? Già no, ci vanno a mettere l'oro là. E io sono una malata, se no mi pigliano e mi portano in cimitero e via viva. Signora, c'è suo marito? Sì. Non ha niente da dire lei? Penso che tutti quanti l'hanno detto già. Noi abbiamo tutti quasi gli stessi problemi, tutti quanti. Comunque il problema più importante sarebbe che noi ci hanno dato lì una casa, ci hanno dato, insomma, siamo assegnatari già, hanno occupato le palazzine, tutti quanti così abusivamente e nessuno ne parla di farle uscire a questa gente, ma purtroppo hanno ragione pure loro, ma è quasi un mese e mezzo, un anno e mezzo che l'hanno occupato però, prima del terremoto. E allora adesso io vorrei questo, veramente è un disastro per tutti quanti. Ma purtroppo appena quella gente che le mettono insomma nelle roulotte dove stiamo noi e a noi ci mettono nei palazzini perché ormai sono nostre quelle là. E queste... lo mettono nei palazzini, ma voi ce l'avranno lui e lo mettono a buco. Fanno là dei palazzini e poi ne fanno dei palazzini. Problema mio. E perciò fanno là e noi passiamo in da lato o via di là, mica noi potremmo in mezzo alla via, manco noi ci potremmo morire. Ma tanto ci danno bagni, creature, vecchie, tutti quanti, tutti mischiati. Perciò, si fanno la palazzina, allora congelano tutti quanti, sì, se no mica potremmo stare con sui. E giù, e giorno, marito, moglie, sua, ce l'ha messa. Ma io abito, hanno fatto la palazzina, se no così noi non potremmo stare. Tutti quanti sì, è una vergogna però. Ma purtroppo, è un terremoto, gli ha castigati. E poi ugualmente fanno pure la gente che comanda, che si sta arricchendo alle nostre spalle. Invece che vorrebbero un terremoto al giorno questa gente. Invece invece nei baracchi ci vanno a conciare la casa, che noi ha niente, ce la vanno a conciare, a posto che ci va a staccare come. E fanno in casa magari, fanno magari in casa e passano là, se no come si è da combinare. E creature uno con l'altro, che non capisce niente proprio. Io credo che dai giorni a giugno nella casa. Cazzo mi chiamo pure vergogna e Celeste. Ma io mi vergogno noi per i bambini, per i ragazzi, che sono giù, a stare in casa, giù e giù. Non va
potremmo vivere così. Dove bagni se te la figlia la mattina, chi è da lì, chi va? Che le casa è pure la figlia che è... anche il giorno, anche il giorno, in da una casa. Il figlio non si fa. Se te non vergogna i figli miei, sta in da una casa. Comunque non vogliamo chiacchiere noi, vogliamo i fatti, che ci riempiono di chiacchiere, insomma manifeste attaccate al muro, fissate al muro, insomma. No, signori, ma purtroppo. Che attaccano i palazzini, se ne hanno voglia, non ne vanno a consumare i soldi a questo. E che ci vanno a funzionare a casa, posso mettere i palle che ce ne è muro. Allora adesso ascoltiamo un po' le signorine qui che ci dicono, perché giustamente sono loro quelle che soffrono maggiormente dei disagi che hanno incontrato. Quindi noi giovani, stando nelle scuole elementari di Cervinara, non ci troviamo molto bene, perché prima di tutto ci sono delle famiglie abbastanza numerose, dei bambini, dei vecchi, quindi io personalmente, una famiglia di 7 persone, a dormire tutte insieme, ragionando che i genitori, vabbè, sono i nostri genitori, però come facciamo a vivere in un ambiente così? Quindi per lavarci ci dobbiamo nascondere dietro le tende, lavarci nella bagnarola, e invece prima stavamo meglio. Poi... stando sempre insieme con dei bambini, chi si arrabbia di qua, chi si arrabbia di là, quindi siamo sempre con lo stesso nervosismo, non riusciamo più a parlare, nemmeno a stare insieme qualche volta, sempre con la paura addosso, quindi. Pure per il nostro comune che non si interessa mica tanto per noi, adesso uscendo di qua dove andiamo? Ci devono dare magari qualcosa. L'unica soluzione è che devono ricostruire le case, questo è per me. Fin quando le ricostruiscono, però voi dovete restare qua. Perché è logico, quindi dove andiamo? Dove andiamo? Possiamo andare alla pelle? Rulato, dove devono andare? Siamo una gente che sono gingindo, caro, non torna di carnaimo. Il sindaco No, il sindaco a Cervinara si interessa soltanto per voto. Poi quando vengono piacere la coppa ti dicono vai. Se quindi... casa altro da che piacere, se hai la panzannanza, ci avrei due maggi schiaffati. E lui sta mi dando l'otto a 7 noi, non è l'otto zucchella, l'altro, ma ce l'ha mai girato. Quando sentite non qua, mi passano pure le lunghe, ma passi. Ascoltiamo qualcuna di queste signore. Le vostre impressioni, come si vive nelle roulotte? Nelle roulotte, a notte, a sera, il riscaldamento, il calore, poi a notte si spenge, e si soffre, ghiaccia lo freddo, si muore. Nemmeno loro atroce, i reumatismi hanno pigliato, i reumatismi. Non è che li avevate già, signora? Ma noi mamma che potete pigliare? Non si può stare, né d'inverno. No, d'estate, non d'inverno, non si può stare. Avete visto come vuole? Non si può stare, è una cosa atroce che non si può stare. E basta, che già ci...